mentre si parla solo ed unicamente di Lino, Alessia e i loro innumerevoli falò di confronto, tanti quante le bottigliette d'acqua prese a calci e a pugni da Raul, anche Gaia e Luca hanno vissuto un confronto che si è acceso al punto da dover fare intervenire Filippo Bisciglia. Che cos'è successo ieri a Temptation Island? Non è la prima volta che il conduttore è dovuto intervenire per sedare la situazione durante un falò, come per fare da tramite tra due fidanzati che proprio non riuscivano a capirsi a Temptation Island. Anzi, forse, quest'anno Filippo Bisciglia si è esposto più del solito e il pubblico ha apprezzato. La lite tra Gaia e Luca. I telespettatori di Canale 5 erano rimasti con il fiato sospeso dalla scorsa settimana, quando Luca aveva chiesto il falò di confronto anticipato alla fidanzata, dopo aver visto un video che lo aveva fatto infuriare. Nella puntata di ieri sera Gaia ha accettato il falò ma era arrabbiatissima e la situazione è degenerata. Lo stesso fidanzato era arrivato con il piede di guerra a sua volta e Filippo Bisciglia non sapeva più che fare. La fidanzata in questione si era avvicinata più di un tentatore generando indignazione in Luca. Filippo è così intervenuto cercando di sedarlo consigliandogli di guardare almeno i video prima di sbraitare. Video in cui lui diceva di sentire il bisogno fisiologico di tradire finendo nel torto. Una volta sentire quelle parole Gaia si è detta satura. Tornando sui suoi passi, lui ha detto di volere solo lei. Così Gaia ha scelto di uscire col fidanzato sotto consiglio del conduttore, per chiarirsi fuori visto il pentimento di lui, però non è parsa molto convita. Chissà. Per una volta un fidanzato pare pentito, ha scritto un fan su X come lui tanti altri.